Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Miitopia per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. In uno degli episodi precedenti di questa serie ho finalmente sconfitto il Duca del Male. Adesso però dobbiamo sconfiggere il Granduca del Male e per farlo abbiamo raggiunto il regno di Viaggialà. Nello scorso episodio abbiamo completato la prima delle tre missioni che possiamo ottenere proprio nel regno di Viaggialà. Abbiamo praticamente distrutto un hamburger nel regno di Strambonia. Oggi direi di tornare nel regno di Viaggialà per cercare di completare anche le altre due missioni che ci rimangono. Adesso vedo io ragazzi, perché se entrambe sono lunghe ve ne mostro una in ogni video, quindi praticamente due missioni, due video. Se invece vedo che sono corte come quella che abbiamo completato nell'episodio precedente, faccio che mostrarvele tutte e due nello stesso episodio di Miitopia. In questo modo non perdiamo tempo e possiamo poi andare velocemente a sconfiggere il Granduca del Male. Ok, rieccoci qua, dobbiamo praticamente parlare con... c'è anche il Joker, con gli altri due personaggi che hanno ancora una missione da farci completare. Questa qui è normale, ma abbiamo già completato quella difficile, quindi incredibile. Allora, parliamo prima con Link. Esploratore inquieto Link. Allora, questa potrebbe essere l'occasione che attendevo da una vita. Con un po' di fortuna diventerò molto più forte. Tutti mi ammireranno e mi seguiranno per avere un autografo. Sento già la folla che mi acclama. E immagino già tutti i discorsi che dovrò fare in pubblico. Ah, da quanto tempo sei lì? Io sono Link, l'esploratore, lo sappiamo, ti abbiamo già incontrato in precedenza. Ho una cosetta speciale tutta per te, solo per te. A Elfolonia c'è un lago pieno di fiori di loto. Quel luogo pullula di strani mostri. Gira voce che se qualcuno riesce a sconfiggerli, diventerà incredibilmente potente. Che ne dici di andare a fare una visitina al lago Fior di Loto? Va bene, allora andiamo. Non so se Link si unirà alla nostra squadra. No, non ci accompagna. Ok, allora dobbiamo andare da soli. Peccato, mi sarebbe piaciuto averlo in squadra. Questa è una missione, diciamo, abbastanza facile. Allora, siamo tornati qua, dove eravamo già stati. Eccoci qua. Ah, me lo ricordo sto lago. Siamo passati di qua. Ok, allora ci sono un po' di mostri da sconfiggere. Dobbiamo andare là in fondo. Allora, vediamo un attimo. Perché secondo me più che sconfiggere tanti mostri, ce ne sarà uno più forte di tutti gli altri. E gli altri saranno mostri che avremo già incontrato in precedenza. Infatti vediamo un attimo. Sì, questi mostri qua sono abbastanza semplici da abbattere. Non sono neanche tanto forti, nel senso che di solito con un colpo solo, vedete, li mandate KO. Tanti saluti e arrivederci. Vabbè, sapete cosa? Otteniamo dei punti esperienza extra in modo da far salire di livello i nostri personaggi. Ok ragazzi, in teoria dovremmo aver raggiunto la zona del mostro più pericoloso. Gli altri erano mostri che avevamo già incontrato in precedenza. Ho deciso di utilizzare questa squadra per potenziarla. Oddio, che spettacolo! Sembra fatto di platino. Avete visto? Ma è bellissimo! Beh, gli altri verdi sono da far fuori subito. Occhio perché è forte, questo qua. È molto forte. Ok, ne è rimasto uno solo di verde. Nuova abilità, cucina professionale. Ok, dà subito da mangiare a Christian, che era in difficoltà. Tocca a Scriccio. Basta che pigli qualcuno, Scriccio. Facciamo anche una bella cosa, ragazzi. Utilizziamo la pepiera ultra forza. Così vediamo cosa riusciamo a combinare, perché questo nemico è abbastanza forte. Abbiamo
sconfitto quello verde. Pensavo avesse colpito quello di platino. Aia, guardate che roba. Tre? Oh mamma. Sconfitto. Oh, bravi ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Quindi non aveva tanta vita, eh. Più che altro non aveva tanta vita. 20.000 punti! No, vabbè, che spettacolo. Guardate che roba. 20.000 punti ci ha dato. Manipola le emozioni di un alleato per spingerlo all'azione. Appresa l'abilità riparazione, operazione di manutenzione che ripristina dei punti salute richiede tempo. Ok, sono tutte abilità che non conoscevo. Abbiamo completato la missione di Link comunque, ci abbiamo messo pochissimo, quindi direi di completare anche l'altra. Per vedere poi cosa succede dopo. Ok ragazzi, siamo tornati a Viaggia là perché dobbiamo accettare la missione della sacerdotessa disegnatrice Carla. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa in fretta. L'abominevole mostro delle nevi sparge il panico sulla cima nevosa. Tutta la gente è in pericolo, vorrei poter fare qualcosa per aiutarla, ma non credo di riuscirci senza aiuto. Mi daresti una mano? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Veramente? Oh, grazie. Viene con noi? Forse viene con noi, eh. Vabbè, passiamo di qua. Volevo vedere un attimo Daenerys se aveva qualcosa da dirmi. Niente, perfetto. Ok, allora questa è proprio l'ultima missione prima di trasferirci in un altro regno ancora. Eccoci qua e c'è Enrico che ci sta aspettando, fantastico. Oramai Enrico sei onnipresente. Terra gelosa. Guardate che spettacolo. Molto natalizio come paesaggio. Ciao, vediamo cosa dobbiamo fare. Secondo me i miei avranno freddo. Guarda, Christian, è tutto bianco qui. La neve è così morbidosa. Già, soffice e leggera. Facciamo degli angeli di neve. Yuppie! Ragazzi, abbiamo raggiunto Enrico. Un momento laggiù. Ciao, vediamo che gioco si è inventato questa volta, va? Non mi avrai dimenticato, spero, ma assolutamente no, Enrico. Sei onnipresente. Sei in tutti gli episodi di Miitopia, praticamente. Addirittura nello scorso episodio sei apparso due volte. Allora, tre domande. Chi sono? Domanda 1. Chi è Alessio, l'ex duca del male? Lui. Eccolo qua. Ben fatto. Poi, domanda 2. Chi è Brock? Lui. Dai, è facile riconoscervi, va? Domanda 3. Chi è Rouge? Lei. Dai, che abbiamo vinto 5 banane. Che comunque sono un ottimo premio perché le usiamo parecchio, le banane, nelle varie battaglie. E usandole parecchio abbiamo potenziato anche la pepiera. Alla prossima, Enrico. Tanto so che prima del Granduca del Male ti incontreremo di nuovo almeno una volta. Volevo andare a parlare con Owo prima di andare a sconfiggere l'abominevole uomo delle nevi. Ok ragazzi, abbiamo raggiunto Owo. Cosa sta mangiando? Sembrerebbe una zuppa. Per tutte le papille gustative, anche a temperature freddissime rimane ben calda. Il calore mi permea, mi sento rivivere. La zuppa perfetta per riscaldare l'anima. È come il calore di 1000 primavere che risplendono su un cuore. Oh, salve. Mi presento, sono Owo, il gourmet nomade. La cucina di altissimo livello mi esalta oltre ogni possibile misura. Devo assolutamente condividere questa gioia con te. Zuppa calda, ok, una zuppa calda. Perfetto, grazie mille. Ok ragazzi, non dovrebbe mancare molto, eh. Non dovrebbe mancare molto, vediamo subito. Questa è la squadra che affronterà l'abominevole uomo delle nevi. E, oddio, sembra una scimmia gigante. Bello però.
Mostro delle nevi, anzi, non uomo. Labomive, abomave, abominab. Vabbè, quello lì. Ciao, diamoci dentro, va. Dobbiamo riuscire a sconfiggerlo. Lo Yeti. Allora, intanto partiamo subito con le pepiere, utilizzando magari quella mega fuoco di Edo. 102, ottimo. Usiamo subito la pepiera ultra forza, perché voglio eliminarlo in 448. Non sono avversari difficilissimi da battere, però ci hanno chiesto di sconfiggerli, sconfiggiamoli. Bravi ragazzi, fategli male, perché anche lui non ci andrà giù piano, eh. Guardate i Mi, che bellissimi che sono con questi occhi sgranati. Bravo Edo che mi dai una mano. Bravissimo. Blacky gli dà una mano. Mi piace quando i Mi si danno una mano a vicenda e quindi portiamo a casa due attacchi al prezzo di uno. Occhio che questo è forte. Infatti. Accidenti. No! Mi ha congelato! E ha mandato KO. Ha mandato KO Edo, che per fortuna è stato riportato su dalla sacerdotessa. Io devo risolvere il problema di stato. Blacky ha deciso di attaccare lo Yeti. Finalmente Owen è tornato normale. Non mi aspettavo un attacco del genere. Devo essere sincero, non me l'aspettavo. Beh, meglio così, eh. Almeno la battaglia si fa interessante. Brava, brava Blacky che ha evitato l'attacco. Ok, si cura, anzi ha curato tutto il gruppo, ancora meglio. Allora, non gli manca tanto, eh. Però non andiamoci giù leggeri. Io quasi quasi userei di nuovo la pepiera ultra forza, se devo essere sincero, perché abbiamo ancora un punto. Occhio Blacky. Curala Edo, curala. Maggiore affinità tra i due, ottimo. Vediamo che livello ha raggiunto. Livello 7, leggera simpatia. Pronta guarigione. Visiti un alleato nella salva area per accelerare il suo recupero. Art Nouveau. Fate attaccare, ragazzi, fate attaccare Owen, che è fortissimo. 107, voilà. Dai che ti dà una mano Owen. Vai Ellie Games. Ce l'abbiamo quasi fatta, eh. No, il ghiaccio di nuovo di no. No, no, no. Ok, non ha congelato nessuno stavolta, per fortuna. No, perché se mi congelava di nuovo Owen era il colmo, veramente. Livello 4 tra le ragazze. Ottimo lavoro, ragazze. Questo dovrebbe essere il colpo decisivo. Sì, 137, ottimo. Grande Owen. E anche il mostro delle nevi è stato sconfitto. Che faticaccia. Fiu, ci è mancato poco. Povero abominevole mostro delle nevi. Qualcosa mi dice che era una creazione del Granduca del Male. La malvagità del... Ah, di Capitan Seppia, Cuttlefish, non ha limiti. In ogni caso, ecco qui la tua ricompensa e grazie di tutto. Oh, filetto di golem. Ottimo. Le nostre strade si separano qui. Buona fortuna. Quindi abbiamo completato tutte e tre le missioni che abbiamo... che abbiamo beccato nel regno di Viaggialà. E ci sono di nuovo io. Non manco mai.
Ehi là, oggi è il tuo giorno fortunato. Sono Giopà17, fotografo d'assalto. Ciao, vediamo che foto ho scattato, va. Ah, che bella. Con Owen congelato. E siamo tornati a Viaggia là. Vediamo un attimo perché vedo un punto esclamativo. Ma è SpongeBob? Posso fare qualcosa per te? Il Granduca del Male, Capitan Seppia, mai sentito, è famoso? Ah, un attimo, ora mi ricordo. Ne ho sentito parlare da Chat Rose. Adesso si trova a Nuvolia. Vuoi che ti accompagni lì? Va bene, andiamo. Andiamo, andiamo. Dobbiamo trasferirci in un nuovo regno. Che cappello! È uno stregone. Nuvolia, eccola lì. C'è già Enrico che è lì che ci aspetta, eh. Va bene, ragazzi, allora direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Mitopia qua. Non dico che nel prossimo episodio affronteremo già il Granduca del Male, però comunque sicuramente otterremo maggiori informazioni per sapere dove si nasconde e quindi poi andarlo ad affrontare. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Mitopia. Alla prossima, ragazzi!